Allora, dopo che gli abbiamo fatto vincere bei soldoni ai nostri cari iscritti, ci hanno chiesto i pronostici anche di Europa League. Siamo pronti secondo voi? Ecco, Secondo me no. io invece sì. Siamo pronti, quindi di conseguenza mandiamo la sigla e poi tutti i pronostici faremo un bel po' di partite, quindi seguiteci. Sigla. Vai. Eccoci qua come al solito, bella a tutti dal Ciao Gabbone. ragazzi, buongiorno e ben ritrovati. Ecco, ben ritrovati, perfetto, mi mancava sta frase. Siamo tornati con un nuovo video, Europa League pronostici, prendi le quote perché cominciamo Cominciamo immediatamente. subito, raga. Selezioneremo solo qualche partita perché se no ragazzi sono veramente Non finiamo tante. manco per mezzogiorno. Esatto. Allora, L'unica cosa... Oh, Ajax. stanno troppo veloce, un attimo, fammi parlare un secondo. Ah, Madonna. Non ve le giocate tutte, ragazzi, perché diremo una decina di partite. Selezionate Sì. quelle che ritenete le migliori, mi raccomando. Ok, Vai. Ajax Standard Liegi subito. Ajax 1,56, pareggio 3,80, Standard Liegi 5,30. L'Ajax è una bella squadra in casa. Mi piace parecchio. Vabbè, Quant'è la quota dell'Ajax? 1,56, se potrebbe rischiare uno un Secondo po' me troppo sì. basso, No, no, va no, no, bene. da 1,50, da 1,60 in su va tutto bene. 1,56 per arrotondato per cesso è 1,60, Sì, quindi. si può andare. Oddio, mi sta prendendo un'altra volta qua. È sempre la stessa zanzara, tanto che rompi i coglioni. Sì. Vabbè, diciamo che poi vedete voi se volete giocare tutte e 10 le partite, nessuno ve lo vieta, però è difficile beccarle ovviamente tutte. Io direi che l'uno ce può L'uno ce stare e lo sta. quindi sì, vai avanti. Celta Vigo Panathinaikos. Celta Vigo nel 58, pareggio 3,60, Panathinaikos 5,90. Stesso discorso. Campo spagnolo, Celta de Vigo propone un buon calcio, fatto dei contropiedi, fatto di rapidità, E il fatto Panathinaikos delle anche... stramaccioni, eh. Sì, stramaccioni, quello che te pare, ma comunque devono andare in campo spagnolo ed è una squadra greca. Secondo me l'uno Pure secco secondo me di nuovo l'uno. ci potrebbe uscire anche un gol, ragazzi, per Sì. carità. Però io sinceramente punterei proprio sulla fiducia totale al Celta de Vigo. Sì. Allora poi andiamo avanti. Ci abbiamo Krasnodar Nizza. Nizza de Balotelli. Il Nizza de Balocelli, allora, 1, quote. 1,90 Krasnodar, pareggio 3,35, Nizza 3,70. Visto lo stato di forma del Nizza, la quota porta un po' più verso il Krasnodar. Infatti Krasnodar, Krasnodar. non Vabbè, capisco tutta sta fiducia è un nell'uno. campo difficile. Il Nizza, comunque, è una squadra che alla fine non è tutto sto granché a Però livello sta prima in europeo. classifica. Sì, va bene così. Fiducia a Balotelli, secondo me, se potrebbe dare. Io questa la Un vedo una gol. partita da gol, perché comunque è un campo difficile. Il Nizza non è che è il Paris Saint-Germain quando va a giocare in queste trasferte importanti. Secondo me potrebbe uscirci. Tu Sì. la pensi come me? Sì. Bene, allora andiamo avanti. Schalke 04 Salisburgo. La vittoria dello Schalke 1,72, pareggio 3,70, Salisburgo a 4,70. Lo Schalke è partito malissimo È in partito male, Bundes. ragazzi, però secondo me Classi Anuntelar sicuramente giocherà. A me è un giocatore che piace Io tantissimo. devo dire, non lo so. Secondo me Gioca lui. gioca, ma sicuramente gioca al 100%. A meno che ne è infortunato, ragazzi, che se infortuna mentre stiamo a far video, tanto noi la buttiamo a tutti i giocatori, poi ci dicono ma perché? Vabbè. E io darei fiducia allo Lo Schalke. confermi un altro uno? Secondo me sì. Ok. Oggi è la sagra dell'uno, ma secondo me lo Schalke potrebbe portarla a casa. Il Salisburgo potrebbe fare un gol. E quindi potrebbe anche uscirci fuori un gol. Entrambe le squadre segnano. Però oggi mi sento più da risultato Secco. secco. Ok. Cominciamo con la prima delle italiane, la Fiorentina che gioca alle 19 contro il Karabag. Fiorentina 1,56, pareggio 3,70, Karabag 6,50. Vogliamo fare una cosa diversa dal solito? Uno. Uno. Ragazzi, uno anche per la Fiorentina. Sì. Vai. Andiamo avanti. Hapoel Beersheba contro il Southampton. Altra partita interessante. Visto come ha Beersheba. giocato con Ha l'Inter, fatto una. Vabbè, l'Inter era qualcosa di inguardabile. quella partita non mi è piaciuta per niente. Gioca in casa Hapoel Beersheba, Beersheba, Shevchenko, come cazzo si Beersheba, chiama? non lo so. Quote. Comunque, quote 3,35 l'Hapoel. Pareggio a 3,20. Il Southampton a 2,25. X2. Sì, X2 è la soluzione più giusta. X2 secondo me è la soluzione migliore perché comunque la qualità del Southampton sicuramente uscirà fuori, a meno che non fa come l'Inter, ma spero di no. Sì. Sta scappata a sgrottà, scusa. Ma guarda pure a me, infatti mi sono zittato un attimo proprio per quello. Vabbè, comunque sia, Allora, dimmi tu, questa. Steaua B, sì, Ok, questa ci sta Steaua bene. B Villarreal, sì, dimmi, Steaua quote. Bucarest Villarreal, ci abbiamo la Steaua a 3,80, il pareggio a 3,25 e il Villarreal a 2.
Due secco. Anche se la Steaua, Bucarest è un'ottima squadra e in casa potrebbe fare la differenza. Se volete coprirvi, stesso discorso del Southampton. X2, secondo me. Invece secondo me questo è più da due secco. È più da due secco, ma io sì. Probabilmente noi ci mettiamo due secco. Però noi rischiamo, ragazzi. Voi se volete vincere, cercate di vincere un po' di meno, ma andate un po' più sul sicuro. Esatto. Va bene. Poi abbiamo un'altra italiana, Sparta Praga Inter. Sparta Praga 3,20, pareggio, stessa quota 3,20, Inter a 2,35. E questo potrebbe essere un bel 2 per quello che mi riguarda. Oppure... vista l'ultima partita della Champions dell'Europa League dell'Inter, scusatemi, non me volevo sbagliare. Forse gol. Se potrebbe rischiare un gol oppure un 2 o un X2. Però X2. Secondo me la partita avverterà comunque a sto giro a favore dell'Inter, che sicuramente farà un ottimo gioco. Poi Icardi comunque è ritornato in una forma strepitosa, quindi o rischiate il gol perché magari una svista difensiva l'Inter potrebbe concederla, oppure andate sull'X2 o sul 2 secco se volete veramente fare qualcosa se giocate meno partite. Andate sul 2. Se giocate 10 partite, andate sull'X2. Cercate di fare una cosa equilibrata. Una cosa equilibrata, perché comunque tante partite moltiplica la vittoria. E quindi, insomma, a meno che non volete vincere 86.000 euro, ma tanto non li vinceremo mai, perché cioè è così il discorso. Quindi, ok? Fenerbahce Feyenoord, prossima partita. Abbiamo il Fenerbahce a 2, la vittoria. Poi il pareggio a 3,35. Il Feyenoord a 3,70. Gol. Questa è una partita da gol. Molto semplice. Questa è una partita da gol, sinceramente. Sì, buona. Poi abbiamo lo United contro Zoria. È una squadra? Non lo so. Metteteci uno più over 3,5, ragazzi. Secondo me andate sul sicuro. Guarda, over 3,5 non lo so, ma 2,5. Uno più over classico. Uno più over essere... classico, ragazzi. Quindi vince il Manchester United e si segnano almeno 3 o più reti. Secondo me. Non, sì, oppure uno con handicap. Noi di solito su questo tipo di partite ci indirizziamo su quella direzione, ma credo che potrebbe finire 4-0 tranquillamente per lo United. Di conseguenza, se volete rischiare uno più over 3,5, secondo me non fate una lira di danno. Poi abbiamo Zenit AZ Alkmaar, con lo Zenit a 1,40, il pareggio a 4,60 e l'Alkmaar a 7,25. La Z secondo me un gol glielo fa. Dici? Potrebbe. Sicuramente lo Zenit parte avvantaggiato. Quant'è la quota dell'1? Chiedo scusa. 1,40 lo Zenit. Beh, oddio, è un po' bassa. 1,40 non mi piace. O andiamo sull'over, che copre pure la mia percezione del gol anche della Z. Perché comunque lo Zenit è una grandissima squadra. Cioè, Zenit, soprattutto sì, in campi europei, in Europa League poi, non è manco Champions League. Abituata proprio... abituata a palcoscenici importanti e quindi comunque c'ha giocatori di qualità là davanti. E comunque pure a livello di giro palla a me piace parecchio. La Z è una squadra olandese sicuramente inferiore, però potrebbe creare qualche grattacapo. Quindi dai ragazzi, diciamo over. Sì, potrebbe stare direttamente. O se no, uno più over volendo potrebbe essere una quota che va a elevare quella che è la vostra vittoria finale, ma potrebbe sempre uscirci fuori. A voi come al solito l'ardua sentenza, vai pure. Poi ci abbiamo facciamo una cosa rapida, io direi le ultime due italiane. No, il Bilbao pure. Il Bilbao lo vuoi mette? Ce lo voglio mettere perché secondo me vince. Bilbao Rapid Vienna. Bilbao 1,48, pareggio 4,20, Rapid Vienna 6,75. Io ci metterei l'1 secco, ragazzi, perché il Bilbao è un'ottima squadra, quindi secondo me vince abbastanza agevolmente. Vai. Ok. Poi abbiamo Genk Sassuolo, con il Sassuolo il Genk a 2,65, il pareggio a 3,15 e il Sassuolo a 2,75. Io vorrei rischiare il 2 secco. Visto lo stato di forma, è una trasferta difficile. Però c'è De Frel che sta in formissima. E io lo rischierei. Io rischierei sì, perché comunque Sassuolo ha fatto bella figura in casa. Potete con la Bilbao. Potete anche fare il discorso di giocare più partite e coprirvi con l'X2. E secondo me potrebbe essere abbastanza agevole. Il gol non ve lo consiglio, perché io il Genk... comunque è una squadra né un po' gol né over, ragazzi. No, gioca in casa, però non sa. Forse l'over magari è meglio del gol, secondo me, perché io potrebbe. Però non. No, manco io ve lo consiglio. Secondo me X2 o 2 secco del Sassuolo, che comunque viene data una quota molto elevata. E secondo me potrebbe accadere.
ultima partita che ci è rimasta, Roma non, a Stragiurgiu. Non la giocate. Roma 1-20, pareggio 6-50 e la Stragiurgiu a 14. Ho visto le formazioni, dovrebbe giocare Turpin, Sharawi e Totti prima punta là davanti, che sarà una finta punta e manderà sicuramente in porta giocatori come i Turpin, che non c'è via manco a pagare l'oro, e Sharawi che sicuramente ci prenderà qualcosa, e quindi vabbè. Se però, volete giocare qualcosa, se volete una dritta, uno più over, però io non me lo rischierei. Cioè io la Roma in genere non la gioco, quindi con la Roma, ragazzi, è capace che poi ci insultate sul canale perché dite avete detto della Roma e poi è l'unica che abbiamo sbagliato, quindi poi può essere che sbagliamo tutti. Io vi consiglio di non giocarla, cioè manco se proprio io. Volete un l'abbiamo menzionata solo perché fa parte delle italiane e perché tifamo Roma, solo per quello. Però vi ripeto, se voi volete un'indicazione io vi posso dire uno più over, perché comunque sulla carta è così. Però poi nel fatto quello proprio io compiuto, non la gioco. Non la gioco proprio. No. Quindi. Ci famo la schedina separata oggi, sicuramente. Sì, famo la oggi ce la famo separata. Però gioca a me stesse cose, presto a poco. Va bene, allora, se vi è piaciuto, quanti like prossimo pronostico? A sto giro lo facciamo della Serie A, però. Sì, perché la Serie A sta arrivando, quindi direi sempre 300 like. 300 like, ragazzi, ci avete chiesto di fare dei pronostici un po' più allargati anche all'Europa League. Sì, all'Europa League, vaffanculo. Premier League, Liga Spagnola, Bundesliga e Bundesliga e quant'altro. Se lo volete, almeno non dico tanto, 400 like e al prossimo giro, quindi mischieremo Serie A con qualcosa di international. Sì, magari prenderemo le partite più importanti, quelle che comunque noi ci sentiamo che possano più finire come pensiamo. Mettete un bel mi piace, ragazzi, mi raccomando, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ok, detto questo, noi vi salutiamo. Salutiamo. Ecco, qua cosa là. Ciao ragazzi. Bella.